melhor, em Roma, com este Cacchini 3, que organizou na Art House, e foi uma artista, para artista de Massa Exposit, e vi com a Angela Bethesen, de Cacchini 3, que é uma turma de Sofia Corrado Bugliotta, galerista na Itália, na Modica, Sicilia. Corrado appunto è qua per presentare la sua galleria e i suoi artisti. Corrado, adesso lascio la parola a te. Buonasera e benvenuti. Io sono molto contento di essere qui, ve lo dico subito. Mi lega una grande amicizia ad Adrian che abbiamo costruito in realtà attraverso il lavoro nel corso del tempo e degli anni. Mi devo scusare, io non parlo l'albanese, mi rendo conto che ho un limite, quindi vi ringrazio perché voi siete qui ad ascoltarmi in italiano, mi date questa possibilità di... E comunque sono pronto a ripetere in qualsiasi momento, qualsiasi cosa. E vi devo dire, stamattina abbiamo fatto già degli incontri, adesso siamo qui, sento una grande familiarità, insomma, con gli eventi che realizzo io in Sicilia, con gli appuntamenti, con le mostre, quindi questo se può servire anche un po' a, come dire, a rompere il ghiaccio di questa nostra conversazione. E io vi devo raccontarvi... Sono qui per raccontarvi della mia galleria e ho pensato, cioè ho in mente una serie di cose, una serie di lavori, perché penso che la cosa migliore sia parlare attraverso i lavori degli artisti con cui io collaboro, in qualche modo sono le mie scelte, in qualche modo mi rappresentano e mi raccontano. E ho pensato, tenete conto che è la mia prima volta che vengo in Albania e che... sono qui da un giorno, insomma, in qualche modo ho pensato di... avevo in mente un lavoro con cui... un'opera, un'immagine da mostrarvi e ci ho pensato diverse volte in questi giorni e poi però durante questa giornata che sono stato qui questa immagine, questa idea, questo lavoro cambiava, insomma. Vi faccio vedere... vi parlo adesso di questa immagine qui e vi dico perché poi alla fine ho pensato a questo lavoro. Mi siedo così... vi posso far vedere le cose con più... lei è Adelita Usnibey, un'artista con cui... non so che cosa è successo qua... ecco qua... Adelita Usnibey è un'artista con cui io ho cominciato nel 2007, lei aveva 20 anni. Questo è un lavoro del 2011, si chiama On Difficult Terms. In realtà questo lavoro è nato al Cairo, in Egitto. Durante era stata invitata in una residenza e le era stato chiesto di... doveva stare lì un mese e mezzo, però alla fine di questo mese e mezzo doveva tirare fuori un lavoro nuovo, doveva produrre un lavoro, quindi si è trovata in questa situazione di grande difficoltà. In realtà gli artisti contemporanei molto spesso hanno questi ritmi molto serrati, cioè fanno parte di un sistema che gli impone delle regole, certe volte, come dire, tra virgolette, discutibili, o gli dà degli oneri a volte un po' discutibili. E lei si è trovata in difficoltà perché era la prima volta che si trovava in questo posto, cioè la prima volta che andava in Egitto, doveva fare, in qualche modo si chiede spesso agli artisti contemporanei di lavorare in modo sai specifico, cioè di tirare fuori un lavoro nel luogo dove si trova, no? E però sentiva questa situazione... parecchio limitante, io non conosco questo luogo, non conosco bene le persone, mi trovo in una situazione di così delicata, no? Conosciamo la storia del Nord Africa degli ultimi anni, no? Sono successe tante cose e la stessa situazione egiziana è difficile da descrivere se ci pensate, perché non possiamo chiamarla una rivoluzione, non possiamo chiamarla una guerra civile, non possiamo chiamarla... cioè sono successe una serie di cose che è già difficile trovare... la parola, le parole adatte per raccontarla. E allora quella che lei ha fatto, secondo me in modo interessante, intelligente, ha fatto un lavoro sul linguaggio, cioè ha fatto una riflessione sull'uso delle parole quando operiamo, quando ci troviamo in contesti diversi, ma non solo diversi geograficamente, diversi lavorativamente, da vari punti di vista, ha coinvolto i giornalisti di questo giornale indipendente che si chiama Masa Mater,
erano giornalisti che provenivano da un'altra testata più grossa, erano stati censurati, mandati via, e ha fatto questo workshop nel loro ufficio e gli ha chiesto di tirare fuori, di dire quali erano le parole per loro più difficili da usare, perché queste parole in quel contesto così diverso, così difficile, assumevano dei significati differenti. E quindi hanno fatto una sorta di workshop, il risultato sono, vi faccio vedere ora qui una serie di immagini. E lei ha coordinato questo incontro, questo workshop in questo ufficio, e la prima parola che ha scritto è Tahrir. Tahrir evoca immediatamente la piazza Tahrir, che è questo luogo in Egitto dove sembrerebbe essere cominciata questa rivolta, dove sembrerebbe essere cominciata la protesta. E subito dopo ha scritto Tahrir is not a square, cioè Tahrir non è una piazza. E prima di passare la parola agli altri ha scritto Tahrir is not a square, Tahrir non è una piazza, Tahrir is a roundabout, cioè Tahrir è una rotonda. In realtà quando lei è andata in Egitto ha visto questa scritta su un muro, Tahrir is not a square, cioè Tahrir non è una piazza. È andata, quella che chiamano piazza Tahrir, effettivamente ha scoperto che Tahrir non è una piazza, Tahrir è una rotonda. Quindi evidentemente da un punto di vista mediatico, da un punto di vista della comunicazione, da un punto di vista parlare di Piazza Tahrir era commercialmente più interessante, più intrigante, probabilmente permetteva ai giornalisti di vendere questo prodotto che era questa rivolta in modo più interessante che dire la rotonda Tahrir, ma la piazza faceva un effetto. E da lì loro hanno cominciato poi a tirare fuori le loro parole difficili, le loro parole ambigue, ok? Allora perché vi ho fatto vedere questo lavoro? Perché io sono stato qui un giorno e ho pensato tanto, no? Da operatore culturale in qualche modo, a tutte le difficoltà, no? Nel parlare del proprio lavoro, nel comunicare il proprio lavoro quando ci troviamo in contesti diversi, ma non solo geograficamente, in questo caso è geograficamente, quindi le parole possono assumere dei significati diversi qui, ma anche rispetto al mondo dell'arte, il sistema dell'arte in cui io lavoro, che è un ambiente molto chiuso, quando cerca di spostarsi in altri ambiti finisce sempre per utilizzare una serie di parole, appunto, di ragionamenti che magari altri ambiti del mondo della cultura non con cui ha difficoltà a comunicare. Per cui ho pensato che questo lavoro potesse essere interessante, per cui vi prego di interagire con me. Io vi racconterò adesso dei lavori, vi farò vedere delle cose, però tutte le volte che non si crea questa comunicazione vorrei che voi mi... E in realtà, completo, ve lo racconto, cioè quindi insieme con queste persone hanno continuato, hanno realizzato questo disegno, questo pannello su questo muro, e poi alla fine il risultato finale è stato questo qui. Cioè lei ha lasciato questo muro nell'ufficio di queste persone, in realtà... È come se lei avesse creato per loro uno spazio che loro poi possono utilizzare adesso, no? Cioè in fondo l'artista ha fatto questo. Cioè loro possono intervenire perché l'artista se n'è dovuto andare dopo un mese e mezzo perché i ritmi di questo lavoro a volte sono così. Però questo spazio è rimasto, loro possono scrivere, possono riscrivere qualcosa, possono cancellarlo, no? In fondo oggi, stamattina, avevo visto... Tra gli artisti che ho incontrato, un artista aveva fatto un dipinto con dei bambini con lo sfondo di un paesaggio industriale, poi mi ha detto a un certo punto, no, io ho deciso, non mi piaceva più, l'ho cancellato, no? E c'era un fondo con un colore, no? Alla fine, come dire, un artista contemporaneo ha dato a queste persone, dei giornalisti che erano comunque delle persone che lavorano anche in un ambito culturale, ma diverso, ok? Cioè ha dato un'opportunità. Cioè ha aperto questo spazio. Quindi questa... Che anno era questo?
Questo è del 2011 e poi è un lavoro anche qui che è una caratteristica dei molto spesso di chi si occupa di arti, cioè chi di questo tipo di artisti, cioè esiste un lavoro, cioè esistono una serie di fotografie che hanno documentato questo evento, 15 fotografie, più c'era qui questo sound home, che è questo macchinario che fa sentire l'audio, ci si mette sotto come se fosse una sorta di cappa e si sentiva una registrazione di questo dialogo che avevano fatto in questo ufficio. E quindi questa esiste come documentazione, però il lavoro in realtà è questa sorta di processo, no? Che attraverso il lavoro, attraverso l'intervento dell'artista è cominciato, no? In questo caso esiste lì, è qualcosa che esiste per quelle persone che non lavorano in quell'ufficio. E poi la documentazione ci permette di rendere in questo caso, per esempio, questo lavoro, come dire, più universale, no? Di poi permettere la lettura di questo lavoro può essere qualcosa che può interessare invece anche noi qui stasera. E quindi questa per me era una premessa fondamentale prima di cominciare a parlare. Adesso vi faccio vedere. Non ho trovato delle immagini bellissime, però vi voglio far vedere questo. Questo è un dipinto di un artista siciliano che si chiama Piero Guccione. E in realtà vorrei andare subito nel cuore delle cose. Io ho aperto la galleria nel 2007 in Sicilia, a Modica, che è effettivamente un centro che è fuori è un posto che è fuori dai centri dove avviene la politica nell'arte contemporanea, dove accadono le cose più importanti, dove ci sono i giornali, dove ci sono i musei più importanti, dove ci sono. E nonostante, come dire, io sono ormai più di sette, quasi 8 anni, io ho fatto di tutto faccio di tutto per cercare di, come dire, per far sì che il mio lavoro venga riconosciuto, insomma, per gli artisti che ho ospitato, per le mostre che ho fatto, per i progetti. Quello che sempre ha suscitato grande curiosità è il fatto che, come dire, il luogo è il luogo in cui è collocata la galleria. E questa cosa è una cosa da cui io non riesco come dire, a fuggire per certi versi, ma forse va bene anche così. E allora raccontiamo un po' le origini, no? Il luogo da cui io provengo. Perché io, Modica è una cittadina che oggi fa 60.000 abitanti, e in passato è stato un centro molto ricco, è stata sede di una contea fino all'inizio del 700, quindi un regno all'interno di un regno, era una zona molto ricca. In realtà, invece nel secolo scorso ho vissuto un periodo di grande, grande depressione, grande povertà. Era un centro agricolo e figuratevi che i modicani sono famosi per essere stati degli spigolatori, cioè quando nel centro della Sicilia raccoglievano il grano. I padroni, diciamo, quando avevano finito di raccogliere il grano, chiamavano la gente di Modica che partiva con delle carovane, con gli asini e andava a raccogliere quello che rimaneva nella terra. A Scicli, che è dove abbiamo fatto la performance, fino alla fine degli anni 60 c'era gente che viveva nelle grotte. E io questo lo dico perché, come dire, ho 41 anni e ho capito che la ricchezza e la povertà periodicamente si muovono, no? Una volta tocca a te, una volta tocca a me, una volta tocca a te, una volta tocca a me. Sembrerebbe che questa cosa è inevitabile. E che cosa vi devo dire? In questo contesto, non c'è traccia, non c'è stata traccia di quello che è successo nell'arte contemporanea nel secolo precedente. Cioè, quando voi andate nei grandi musei, andate a Londra, alla Tate, trovate una sala con tutti i lavori dell'arte povera, che è questo movimento concettuale italiano importantissimo. In Italia ci sono stati tanti. In Sicilia non c'è stata traccia di questa cosa. Negli anni 70 un gruppo di artisti che prima era andato a vivere a Roma, tra cui Piero Guccione, che è l'autore di questo quadro, decide di tornare a Scicli, vicino Modica, e crea una piccola comunità di artisti attorno a sé e attiva un,
come dire, in qualche modo nel territorio, no? Crea una cer un certo tipo di attenzione, una certa curiosità per l'arte. Io vi faccio vedere queste cose, è molto lontano dalle cose che io faccio adesso, però queste sono state le mie origini. Io ho cominciato 15 anni fa comprando una litografia sua, perché come succede a scuola, secondo me ci si innamora della compagna di banco quando si è proprio bambini, proprio all'elementare, alle scuole. Poi in qualche modo spesso succede che, no? E la prima persona che vedi, in qualche modo è molto semplice che questa cosa accada, no? Poi dopo magari la vita ti porta da un'altra parte. E devo dire, come dire, lo dico con, vi racconto tutta questa storia con partecipazione, ma per me loro sono state all'inizio, ma anche perché il mio sguardo era molto locale, sono state anche una figura ingombrante, perché poi ho pensato di occuparmi di arte contemporanea, di occuparmi di linguaggi nuovi, e questa presenza, se da un lato mi ha fatto nascere, dall'altro lato ho faticato per liberarmene. E quindi, come dire, un altro, che questa è ancora un'altra premessa, diciamo, in qualche modo è sempre conflittuale il rapporto che abbiamo col luogo dove siamo nati e col luogo in cui viviamo, e col luogo, è sempre, c'è sempre qualcosa, c'è sempre questo rapporto, è inevitabile. Siccome per me, come mi auguro per tanti di voi, l'arte è proprio lo specchio della mia vita, quindi basta raccontare questa storia qui perché chiaramente vi immaginate in questo luogo, in questa provincia, cioè, loro hanno una sorta di roccaforte, quindi collocarsi lì e provare a fare qualcosa di diverso era proprio. Quindi, e questo ci tenevo a dirlo. Adesso però andiamo proprio diretti su. Vi faccio vedere un po' di artisti con cui io collaboro, che come vi ho detto sono il miglior modo per raccontarmi. E vi faccio vedere questo lavoro qui. Diciamo, ognuno di noi, appunto, come ho detto, compie delle scelte attraverso il proprio lavoro e prende delle. Personalmente sono sempre stato interessato da artisti che indagano la condizione umana, che si occupano della condizione umana, sotto vari punti di vista, no? Degli aspetti più politici, ma anche degli aspetti più intimi. Questo è un lavoro dove la vita personale e la vita pubblica, come dire, la vita personale e la dimensione dell'arte hanno. È difficile trovare una sorta di linea di confine. Questa è un'artista, si chiama Moira Ricci, ed è un lavoro che lei ha realizzato nell'arco di 10 anni, dal 2004 al 2014. Ci sono una serie di 50 fotografie. Ve ne faccio vedere alcune. Immagino che tutti voi avete delle foto del genere a casa, no? Cioè sono le foto di famiglia, le foto dell'album di famiglia. In realtà, queste foto sono dei falsi. Nel 2004, quando è successa questa cosa gravissima, è mancata la madre di Moira, è morta in un incidente, lei ha, insomma, come ci si può sentire in un'occasione così terribile, ha cominciato a recuperare tutte le foto di famiglia in cui c'era sua madre. Lei viveva lontano, quindi è dovuta tornare per questa cosa. E ha cominciato ad estraniarsi, a recuperare queste foto di famiglia, in cui c'era la madre, in cui lei non c'era, e ha cominciato ad andare negli stessi luoghi, fotografarsi e inserirsi all'interno delle foto della madre. Quindi in realtà voi vedete, c'è sempre questa immagine con l'artista, che è lei, e
In realtà nella foto originale non esisteva. In realtà è come se lei, cioè diciamo, è una sorta di lavoro sull'idea, sulla compensazione del tempo perso, per dirla proprio in modo semplice, sulle occasioni che abbiamo perduto, no? E l'arte diventa il luogo Succede quello che dove non succede quello che succede. poi in generale, cioè nella vita non riusciamo più a far succedere, no? Quindi ha questa sorta di spazio magico. E quindi poi tecnicamente lei attraverso Photoshop interviene in queste fotografie, le foto sembrano perfette, almeno a me così, almeno a me sembrano perfette. Lei è sempre nella stessa età, Lei è sempre nella stessa età, l'artista, la la madre madre invece, invece infatti il nome del cambia. progetto, io non l'ho detto, il progetto ha come titolo la data di nascita e di morte della madre, perché la madre è mancata a 50 anni e lei ha realizzato queste 50 fotografie attraverso cui ripercorre il percorso e la vita della madre. Ne faccio vedere ancora. E questo, per esempio, è un lavoro che trovo mi rappresenti molto. Adesso allora, questo è un lavoro di un'artista svedese che lavora con me, si chiama Johanna Billing. E il lavoro di Joana ha lavorato tanto con il video e diciamo la caratteristica principale del suo lavoro è quello di coinvolgere dei gruppi di persone e creare delle situazioni in cui in qualche modo fa agire, fa compiere delle cose a queste persone e quello che ne viene fuori è sempre a metà strada tra una sorta di documentario, una sorta di fiction, non si capisce mai bene, in questo secondo me è anche abbastanza interessante. Questo è un lavoro che ha realizzato, se non sbaglio, nel 2004 in Croazia. Era da pochi anni, da pochi anni era finita la guerra. E in questa scuola, in questo istituto, lei aveva coinvolto gli insegnanti, avevano messo insieme un gruppo di bambini provenienti anche da etnie diverse. E avevano chiesto a questi bambini di cantare questa canzone di questo cantante afroamericano che non ricordo il nome, in questo momento si chiama Magical World. E adesso vi faccio vedere il video, vi dico solo che c'è questo tentativo dei bambini di cantare questa canzone, si capisce che i bambini hanno questo trasporto, però hanno questa difficoltà come dire, a interpretare, a cantare in inglese, quindi c'è questa sorta di tentativo, no? Da un lato di, come dire, di tutte le difficoltà che ci sono nel ripartire, nel ricominciare, e che i bambini ne sono davvero lo specchio di questa cosa. Quindi si chiama Magical World, mondo magico. Thank you.
Caratteristica dei lavori di video di Johanna Billing è che non ci sono dei titoli di coda, cioè c'è questa sorta di loop, quindi è come se si... Come se non finisse mai. Come se non finisse mai, ma in realtà è come un po' come la vita, no? È come se ritrovassimo ancora una volta degli altri bambini, come dicevo prima, no? Stavolta in un contesto... Cioè a me piace immaginarmelo così, è una mia fantasia, no? Quindi... E quindi c'è questo tentativo... Non sempre bello, non sempre anche di, come dire, di doversi per forza internazionalizzare, doversi per... cioè c'è tanto dentro questo lavoro, penso. Ma anche il rapporto, credo, tra la magia che evoca la canzone e poi e lo scenario, e lo scenario, no? Quando finisce il video è molto, tutto molto freddo, no? Se questi bambini che non capiscono poi che in realtà quando hanno finito di cantare che cosa devono fare, che cosa si stanno lì a fare... Ci sono queste ruspe con queste come si chiama? Queste gru con questa città che è in costruzione, no? Quindi... Fatto vedere due o tre cose, insomma, è difficile dover concentrare tutto ovviamente, ma è necessario, però spero un po' un'atmosfera, un po' a che tipo di lavori, a che tipo di arte mi sono, qual è il tipo di arte che mi interessa, insomma, piano piano questa cosa stia passando. E in realtà io vi ho fatto vedere Guccione, poi vi ho fatto vedere Aderita Usunibay con quel lavoro della scrittura, adesso vi ho fatto vedere Johanna, in realtà... Non pensate che dall'oggi al domani, come dire, no, si è sviluppata questa curiosità, questa passione, questo interesse. In realtà ho fatto tanti tentativi all'inizio, anche maldestri, e io questa stasera ovviamente ve li risparmio. Ho cominciato, no, lavorando con la pittura, che è una cosa che tuttora amo, insomma. E quindi i primi anni sono stati abbastanza... Ho cercato la mia strada. Devo dirvi che questa mostra che vi sto facendo, io adesso vi parlo di una mostra, in realtà, è stata per me il momento in cui ho preso coscienza di questo lavoro, anche ho preso coscienza del mio ruolo, ho capito che poteva essere una scommessa importante, ho cercato di guardare le cose con più attenzione. Dopo questa mostra, è stata una mostra... veramente importante, si chiamava Dettagli, dove tra l'altro io ho conosciuto l'artista che c'è in mostra, sopra, che è Giovanni De Lazzari, e come dire, ci sono dei centri dell'arte, abbiamo detto, non sono a Modica, non sono in Albania, sono in altri luoghi, però bisogna fare attenzione, no? Perché si guarda tutto attraverso, con molta facilità, attraverso internet, attraverso... Allora, l'idea che passa dell'arte contemporanea come di una cosa molto seria, molto, a volte poco seria, e questo devo dire che gli operatori del settore hanno contribuito a questa cosa qui, come un'idea di qualcosa che è sempre, che deve essere sempre uno shock, che deve essere sempre, che bisogna sempre porsi in modo muscolare, che bisogna sempre mettere in scena delle grandiosità, che bisogna essere... Questa cosa... Vi prego, lo dico anche a me stesso, di fare grande attenzione, di guardare le cose, invece la realtà, la sostanza potrebbe stare da un'altra parte. E io ho invitato un critico una persona a curare questa mostra, si chiama Roberto Pinta, e quando mi disse, guarda, io normalmente le mostre sono accompagnate da un testo critico, no? E io nella mia limitatezza mi aspettavo un testo in cui lui parlasse dei lavori, parlasse dei... Invece vorrei leggervelo, e per me questo è stato un piccolo punto di riferimento. Mi piaceva l'idea di leggervi
questo piccolo scritto. Però se non capite, vi prego, ditemelo, perché io lo ripetiamo, c'è anche Adrian, ci terrei proprio tanto, insomma. Allora, l'idea di Details nasce dalla constatazione che la società e la politica, sempre più mediatica, che ci circondano, propongono sovente una facile equazione da cui risulta che chi è più spettacolare, chi grida più forte è vincente. Anche il mondo dell'arte ha contribuito in più occasioni ad alimentare l'idea che gli obiettivi da perseguire siano la ricerca sempre più enfatica di grandiosità negli interventi e l'esasperata necessità di operare sulla provocazione. In entrambi i casi è scontato, ma va specificato, qualità e quantità non necessariamente sono in stretta relazione. Gli artisti che partecipano alla mostra di Tales condividono l'intento di lavorare ignorando la spettacolarità. Il proposito è quindi di riunire in un'esposizione artisti le cui opere si concentrano sul progetto, il disegno, i particolari, appunto, che costruiscono il senso stesso dell'intervento. L'arte e la cultura più in generale, proprio in relazione alla realtà che ci circonda, credo debba tentare di soffermarsi di più sulla caratura e sullo specifico di ogni elemento in gioco, soppesando l'importanza e analizzando anche i più minuti dettagli di cui si compone, alla ricerca di un significato che sembra farsi sempre più sfuggente nella società attuale. Credo che l'arte nasca e si occupi proprio di particolari, e su questi particolari costruisce storie non necessariamente lineari, indaga la realtà non necessariamente il suo significato superficiale, si mette a nudo, svelando i meccanismi del proprio funzionamento. Solo in questo modo si può salvare dalla genericità e dalla superficialità. La ripresa del disegno, così come la necessità quasi maniacale di dedicarsi alla resa formale del lavoro, non è da intendere in una prospettiva anacronistica o accademica, bensì come strumento di indagine anche in funzione di un più stretto dialogo con lo spettatore, che è reso partecipe di un diverso punto di vista. Il lavoro quotidiano, con il suo sforzo di comprensione e di miglioramento, dialoga quindi con l'evento, tentando di sintetizzare l'ansia di vivere. Pensate che quando mi ha scritto questo testo, io avevo un attimo di cui avevo voluto che lui mi avesse parlato un po' più le 3 righe sui lavori. Invece, col tempo, come dire, io mi sento di essere cresciuto. Rileggo questo testo e mi sembra. Abbiamo dato un contributo. Sì, cioè che questo testo mi sembra qualcosa di veramente. Diciamo, ecco, a me non interessa tutto un certo tipo di arte che in questo momento vedete in giro nelle biennali, nelle fiere, queste sculture, queste robe luccicanti, queste robe enormi. Cioè, mi interessa di più capire gli artisti che si soffermano, appunto, lo trovo un mio, cioè lo posso sposare, lo posso fare mio, no? C'era questa immagine di un lavoro di Giovanni De Lazzari, di cui avrete visto già delle cose, c'è questa piccola scarpa, no? Questo piccolo incidente che però può sembrare una cosa da niente, però potrebbe diventare anche una cosa seria, una cosa grave, una cosa particolare, no? Quindi c'è questa immagine così molto che sembra soffice, ma in realtà sembra delicata, però in realtà non lo è. Che è piccolo e come tutte le cose piccole richiede attenzione, no? Se voi andate sopra e vedete questi lavori, non riuscite a vederli da lontano. Una scultura grande la vedete da lontano, questi lavori vi dovete avvicinare fisicamente, li dovete guardare. Sono in sé una richiesta di attenzione. E come dire, in qualche modo sono una presa di posizione, che è anche una presa di posizione, come dire, politica in qualche modo, almeno dal mio punto di vista. Vi faccio vedere degli altri lavori di De Lazzari. Avete visto sopra dei disegni, io vi volevo fare vedere delle sculture. Vi faccio vedere una serie di cose. Io tutti i lavori che vedete mi piacciono tanto, non è che gli altri non mi piacciono, però questi in modo particolare li sento miei, per cui. Del resto, scusatemi, io dico sempre che sono interessanti, sono belle le cose che vi faccio vedere, ma è come quando andate a cena, se chiedete al cuoco com'è quello che vi ha portato, vi dirà sempre che è buonissimo. Insomma, è una cosa inevitabile. Allora, questi sono una. Come prima facciamo vedere questa. Una serie di sculture. E lui è partito dall'idea del collage quando, diciamo, in qualche modo vengono messe due immagini insieme, vengono attaccate insieme.
Come avrete capito, con il disegno della scarpa, insomma, il disegno di Giovanni De Lazzari, i lavori di Giovanni De Lazzari sono molto sofisticati e sono molto delicati e sono molto come dire, introspettivi, no? Sono molto legati a una ricerca che è prima di tutto una ricerca interiore. E in questa serie di lavori, in realtà, lui ha utilizzato il suo archivio personale, cioè lui ha una serie di un bagaglio di immagini, di una raccolta di immagini, di fotografie. E queste foto ha pensato di stratificare queste immagini un po' come accade nella testa. Noi vediamo una quantità di immagini e che in qualche modo si sedimentano nella nostra testa, no? Si stratificano in modo anche a volte anche casuale, a volte no. Ed è questo quello che lui ha fatto, cioè ha creato questa serie di strati. E quello che è molto interessante anche qui, no? Beh, da un lato, come dire, l'utilizzo di questo spazio bianco, no? Cioè dire, lo spazio vuoto, non necessariamente dobbiamo sempre riempire tutto, no? Sembrerebbe, oggi c'è questa tendenza a dover, che tutto sia. Invece no, no? Vedete che lo spazio bianco ha, in questo caso, il vuoto, no? In questo caso è uno spazio legato al pensiero, no? Cioè ci chiede di riempire questo spazio con un pensiero. E soprattutto quella che in realtà normalmente sono le immagini che sono normalmente visivamente collegate, cioè posizionate al centro, e qui sono posizionate in un angolo, cioè sono messe al margine, no? E questa cosa in realtà è una cosa ricorrente in tutti i disegni, quindi, e lui lo diceva a me anche quando io con lui ho cominciato a lavorare nel 2009, no? Cioè, ne faceva metafora della mia esperienza di galleria, cioè per me era importante cioè per lui era importante dare peso, dare sostegno, dare a ciò che era collocato in qualche modo ai margini, no? E quindi questo modo di utilizzare le immagini come dire, assolutamente ne è metafora. Ditemi se qualcosa volete che lo ripeto, se qualcosa. Queste sono delle altre, per esempio ne ho fatte alcune. Se avete nel frattempo delle domande, anche io poi posso. Altrimenti io continuo, ho ancora qualcos'altro da farvi vedere. Forse una domanda su Monica, Sì, prego. sul realizzare appunto un sogno come quello appunto di aprire una galleria in un posto lontano, periferico, eccetera. E qual è la reazione della città, del pubblico, delle persone? Come l'hanno accolta questa iniziativa? No, la ringrazio per la domanda, che è una domanda inevitabile, insomma, appunto, che qui sono abituato a ricevere. Ma in realtà, le dico una cosa, cioè, a Modica c'è stata una discreta attenzione nei confronti della galleria, e posso dire fin da subito, insomma. È un più io lo penso, lo vedo più un problema legato all'arte contemporanea, cioè appunto al fatto che comunque se lei va a Milano c'è un bacino di 2 milioni, 3 milioni di persone, però guardi che le persone che poi vanno alle mostre di arte contemporanea sono una nicchia, sono un piccolo gruppo, e quindi questo avviene in proporzione a Modica, insomma, ecco. Quindi la reazione c'è stata, è stata interessante, interessata. Ci sono state delle difficoltà, perché per la premessa che le ho fatto prima, perché chiaramente non c'era nessuna attitudine, non c'era una, come dire, una stratificazione legata al contemporaneo, ecco, cioè quello che le ho detto prima. Quindi questo qui si è reso questa cosa un po' una sfida da questo punto di vista, ecco. Se parliamo del rapporto mio con le persone del territorio. Se parliamo del rapporto mio invece con il mondo, devo dire che più passano gli anni e più invece lo trovo
molto interessante perché c'è grande attenzione nazionale, anche persone, non so, che lavorano nel sistema dell'arte, che sono stranieri, se si trovano in Sicilia passano, quando facciamo le mostre c'è gente che viene apposta, quindi anche questa è stata una cosa che ha richiesto fatica, lavoro, ma come tutte le cose che nascono, e come tutte le cose che nascono, che cominciano, insomma, richiedono lavoro, richiedono tanta fatica, tanta... però insomma, io sono abbastanza contento. Cioè, quello è un problema poi di tipo culturale che secondo me va al di là della Sicilia, comunque, per altri versi, no? Poi, se qualche altra, così vi faccio vedere ancora qualche altra cosa. No, continua a farci vedere un Continua. po' di artisti e poi raccogliamo le domande anche Va dopo la bene, fine. va bene. Allora, questa serie di fotografie che vi faccio vedere sono dei lavori di Igor Grubic, che è un artista croato, e lui amerebbe essere definito, insomma, cioè, che si dica che il suo lavoro è una forma di attivismo politico. E collaboro con degli artisti che hanno questa attitudine, per me è una cosa che trovo, come dire, in qualche modo importante, appagante. Anche per una storia mia personale, perché io ho fatto politica, mi sono interessato di... E alcuni più di... In realtà un po' cioè tutto quello che abbiamo visto ha a che fare con la dimensione intima e pubblica al tempo stesso, però alcuni hanno proprio... In questo caso Grubic, per esempio, questo è un lavoro che è legato alla storia recente della ex Jugoslavia, e della Serbia, e in realtà e si chiama Angels with Dirty Faces, cioè angeli con le facce sporche. E il compito, no, il compito, insomma, quello che lui ha fatto in qualche modo è riportare alla luce questa storia, che è una storia di protesta, appunto, di attivismo politico. Pochi sanno che quando è crollato il regime di Milosevic, diciamo, il punto di non ritorno della protesta, il punto di collasso per il regime, e quando alla protesta si sono uniti un gruppo di minatori, un gruppo specifico di minatori di questo distretto di Kolubra, che era un distretto minerario molto importante, quando loro si sono fermati è stata una sorta di collasso, è stato lo sfascio per il regime. E lui ha scoperto, aveva sentito di questa storia, è andato in questi luoghi, aveva fatto una serie di incontri con queste persone. E l'idea per lui era molto importante, l'idea di queste persone che sono delle persone umili, persone che lavorano, sono degli operai, e l'idea che queste persone avessero, che vivevano una situazione così marginale, in realtà fossero stati davvero il motore del cambiamento, fossero stati veramente quelli che avevano fatto qualcosa di così importante, insomma, l'aveva colpito tanto. E allora ha fatto questa serie di ritratti e li ha dipinto questi. Era andato qui in questo centro dove loro facevano l'estrazione, e aveva dipinto queste ali su un muro, e aveva fatto una serie di ritratti a queste persone, no? Come se. Lui aveva visto da poco questo film di Wim Wenders, non so se lo conoscete, in italiano si chiama Il cielo sopra Berlino, che si chiama The Wing of Desire, no? È la storia di questi angeli che decidono di... La storia di questi angeli che decidono di... che cadono sulla terra e decidono di rinunciare all'immortalità per stare vicino agli uomini e per proteggere gli uomini, quindi che in qualche modo diventano anche loro uomini. E quindi aveva fatto questo lavoro come una sorta di omaggio a queste persone. Questo è un lavoro che ha girato tanto, ha avuto grande, insomma, un lavoro importante, che ha raccontato in qualche modo. Grazie.
Questo lavoro si chiama Velvet Underground, sempre di Igor Grubic, ed è stato realizzato in un carcere a Zagabria. Lui aveva, insomma, conosceva una persona a lui vicino che era entrato nel circuito penale, aveva deciso di realizzare questo lavoro, ha fatto questa sorta di workshop, anche qui un lavoro partecipativo, no? Con un gruppo di persone che erano diciamo di reclusi, e aveva chiesto a queste persone di raccontare quali erano le proprie fantasie, i propri giochi quando erano bambini. E poi ha realizzato questo lavoro. Io purtroppo non ho, ci sono dei testi che hanno queste dimensioni così, in cui lui ha, in modo anonimo ovviamente, ha pubblicato, no, questi racconti, e poi ha realizzato queste fotografie in cui lui stesso ha indossato questi abiti, che dovrebbero essere divertenti, che dovrebbero essere giocosi, in realtà non lo sono. E in questo caso, come dire, in qualche modo ha fatto questo lavoro dove vengono associate, mi dispiace che, ripeto, non ho i testi qui, vengono associati questi testi con queste fantasie di questi bambini accanto a questa realtà. Quindi in qualche modo, attraverso questo lavoro, misura questa distanza, questa lontananza che c'è tra il sogno e ciò che c'è oggi, tra le speranze e poi quella che è la realtà. Mi sembrava, si chiama Velvet Underground, sono una serie di fotografie 100x150 molto grandi, molto d'impatto, qui invece questa volta sono vi volevo fare vedere, vi faccio vedere almeno qualche immagine di Modica con questa cosa, no, non parliamo di qualcosa. Avevamo fatto nel 2012 questo progetto che si chiamava I Vespri, dove abbiamo, insomma, un'altra delle caratteristiche mia, della mia galleria, è stata una certa attenzione per gli artisti provenienti dai paesi dell'area del Mediterraneo, no? In qualche modo l'idea che la galleria sia collocata in Sicilia, nel corso del tempo mi sono accorto che mi sono interessato ad artisti che ho collaborato con artisti che venivano dalla Croazia, anziché da Cipro, da Israele, anziché dall'Albania. E qui avevamo fatto questo evento in cui avevamo, con un curatore italiano, si chiama Marco Scotini, avevamo messo insieme che poi con parecchi di questi artisti io in realtà collaboro stabilmente, avevamo fatto questa giornata di eventi nello spazio pubblico per 24 ore non stop, quindi dal vespro, dal far della sera del venerdì, per dirvi, all'indomani, per 24 ore non stop, anche di notte, accadevano varie cose in città. E vi faccio vedere qualche immagine così. Questo è il Duomo di San Giorgio ed è un pubblico che guarda questo spettacolo. Noi abbiamo questa grande tradizione dell'opera dei pupi, delle marionette. E c'è questo, insomma, la faccio breve, c'è questo scrittore siciliano, Elio Vittorini, aveva scritto questo libro, si chiama Conversazioni in Sicilia, che era ambientato in qualche modo durante il fascismo e raccontava una realtà poco, a breve, perché sennò diventa una realtà davvero poco piacevole, no? E quello che lei aveva collaborato con questa compagnia teatrale di popari siciliani, e aveva chiesto loro di fare un adattamento per l'opera dei pupi di Conversazioni in Sicilia, però con una caratteristica, quindi ci sono dei pupi, come dire, borghesi, dei pupi contemporanei, avevano realizzato i vestiti, e accanto ai nostri pupi tradizionali, pupi che in qualche modo erano
si mescolavano tra il pubblico e vedevano questo futuro e si ribellavano nel corso dello spettacolo. Quindi lo spettacolo, l'opera dei pupi era, cioè, era questa messa in scena di questo racconto che parlava di quello che accadeva durante il fascismo. E invece i pupi guardavano questo futuro e attraverso il pubblico si ribellavano e dicevano: noi siamo stati dei guerrieri, degli spadaccini, non vogliamo finire in questo modo, non vogliamo essere governati in questo, non vogliamo essere sotto una dittatura, non vogliamo essere. E quindi questo spettacolo, c'erano persone che assistevano a questo spettacolo e ogni tanto c'erano delle persone nel pubblico che muovevano questi pupi, che dovevano in qualche modo rompere le scatole, dovevano in qualche modo. Chi è l'artista? Non l'ho detto, è Céline Condorelli. Poi con Igor Grubic avevamo fatto un altro lavoro, vi faccio vedere. Una caratteristica di questo progetto che facevamo nello spazio urbano a Modica, nella città, era quello che gli artisti, come dire, non venissero lì con un prodotto confezionato, no? Ma in qualche modo gli abbiamo chiesto, e loro per attitudine hanno accettato con grande piacere, di collaborare con delle realtà del territorio, di pensare a dei progetti per coinvolgere attivamente il territorio. E per esempio Céline Condorelli aveva lavorato con questa compagnia teatrale, e l'Opera dei Pupi comunque in Sicilia è un'istituzione, e aveva invece Igor Grubic aveva collaborato con la comunità islamica di Modica. Avevamo creato noi questo appuntamento con lui lo ha incontrato l'imam della moschea, alcune persone. E in realtà a Modica non esiste una moschea come ce l'avete qui, cioè si affittano una piccola stanza abbastanza garrupata, abbastanza scassata, diciamo così, e lì quello che riescono a fare è pregano in questo spazio. E aveva incontrato l'imam e aveva parlato con loro di qual erano chiaramente la loro, a parte vabbè, qual era la loro situazione, ma qual era anche la loro aspettativa, il loro sogno più grande, ed era quello di avere un luogo dignitoso, non dico costruire una moschea, però avere un luogo dignitoso, costruire un piccolo spazio legato alla preghiera. E allora anche qui con la fantasia Grubic ha fatto, che l'artista che avete visto, di cui avete visto i lavori prima, ha fatto questo progetto che si chiama Missing Architecture, cioè architettura scomparsa, architettura mancante, e in realtà evocando questa presenza araba nella città, perché che c'è in Sicilia, come dire, in qualche modo ci abbiamo nel DNA anche questa presenza, no? Noi siamo stati anche noi terra di. E allora ha chiesto per esempio all'imam della moschea di prestargli questi tappeti, che sono i tappeti da preghiera, e quindi per un giorno, quel giorno lì, in vari punti della città, per esempio, apparivano questi tappeti come se ci fosse stata una preghiera, come se avesse evocato questo momento pubblico in vari punti della città. Poi avevamo stampato questi manifesti con questi interni di una moschea, e aveva fatto questi manifesti e nella città quel giorno sono apparsi, cioè è apparsa questa presenza, come se era, diciamo, riprendersi uno spazio anche da parte di queste persone, come dire, noi ci siamo e ci siamo attraverso un'immagine che per noi è veramente importante. Senza nessuna scritta, senza niente completamente.
E poi aveva fatto questa cosa, aveva chiesto all'imam di fare il richiamo alla preghiera nello spazio pubblico. Io ieri, quando sono arrivato qui, ho sentito questo. Per me era non sono per esempio mai stata ad Istanbul. Per me era una novità ieri pomeriggio quando ho sentito questa cosa, vi assicuro. È una cosa molto, molto particolare e vi assicuro che da noi questa cosa purtroppo non c'è questa apertura mentale. Non si può fare, da noi non si può, cioè anche se loro ci sono non si possono mettere a farlo nello spazio pubblico, però quel giorno noi gli abbiamo diciamo aperto questa finestra, aperto questo spazio, quindi abbiamo fatto questa cosa 5 volte durante il giorno e la prima volta è questa, in realtà non essere questa la mattina presto, ci siamo alzati alle 5, cioè non è che ci siamo alzati, cioè in realtà c'era tutto queste 24 ore. Io poi ero andato 2 ore a dormire perché ero completamente, perché l'avevamo prima preparato tutto questo grande evento, ci era voluto 2 mesi di lavoro, quindi avevamo cominciato, io poi un'ora insomma, mi ero allontanato. E però alle 5 eravamo lì e abbiamo fatto e lui ha fatto questa cosa. Vi assicuro, in questa città, nella notte, questa voce è stato qualcosa di magico, come a me mi è sembrato magico ieri. Sentirlo qui, risentirlo di nuovo qui, insomma, questa cosa. E quindi sempre in questo evento qui, per esempio, c'era anche una dimensione. Durante la notte, in realtà, poi infatti ho abbandonato, dopo un po' c'era questo artista che si chiama Danilo Correale, che in un luogo che è un circolo operai, avevamo organizzato, c'era anche un momento, come dire, ludico, più divertente, avevamo organizzato questa serata in cui si poteva ballare e lui aveva per l'occasione selezionato un po' una colonna sonora, come dire, legata appunto un po' alla rivolta nel Nord Africa, un po' con tutte le canzoni o tutto quello che adesso alcuni ragazzi ascoltano, quindi avevamo fatto questa cosa. E poi a un certo punto me ne ero andato a dormire, poi mi sono rialzato per il muezzin, devo dirvi, no? Ma hai boicottato la No, un po' l'ho rivoltella fatto, un per po' l'ho fatto anche, però no, grazie. era veramente stanco, quindi ho detto no, Sono stata la mezzaluna araba, basta. quindi adesso. Per esempio, un'altra cosa, e poi con i Vespri concludiamo, un altro lavoro importante l'aveva cioè, interessante l'aveva fatto Adelita Husni Bey, che è questa artista di cui avete visto all'inizio il lavoro della scritta. In realtà c'è questo parco a Modena che si chiama San Giuseppe Utimpone, che è molto bello, è vicinissimo al centro dove c'è in realtà questa natura molto rigogliosa. E non avevano, la bellezza era che non avevano fatto un granché, in realtà avevano creato dei camminamenti, avevano messo qualche luce, avevano fatto un piccolo anfiteatro, quindi però era in uno stato di abbandono, insomma, negli ultimi anni era stato completamente abbandonato, cioè non veniva pulito, non veniva. E allora quello che abbiamo fatto in realtà è stata la galleria a farlo, cioè abbiamo intanto dato, insieme con lei e con una serie di persone abbiamo ripulito questo spazio, lo abbiamo in qualche modo cercato di riattivarlo e lei ha realizzato nei giorni che precedevano i Vespri, che precedevano questa giornata, una serie di, mentre noi preparavamo gli altri eventi, lei comunque la sera organizzava degli eventi anche per noi e per il pubblico, no? E poi aveva fatto con delle associazioni locali, degli incontri per parlare di un po', cioè che non fosse solo quell'episodio, ma quello fosse una scintilla che promettesse poi di riattivare questo spazio, di fare qualcosa in questo spazio. Cioè, allora avevano fatto questa serie di incontri in galleria e lei aveva occupato la galleria, anziché con una mostra, l'aveva resa come una sorta di ufficio legato un po' a questa esperienza.
E incontrava queste persone per discutere, non so, questo era un consigliere comunale, anziché dei ragazzi che facevano parte di associazioni locali, per discutere di quale poi poteva essere il futuro di questo spazio. Ora è stato dato ad un'associazione che, devo dire, lo gestisce. Non so se è stato il nostro evento, io non me lo voglio pigliare questo merito, perché non, però insomma, in qualche modo, dopo una distanza di un paio d'anni, questo posto è stato dato in gestione ad un'associazione che, devo dire, lo tiene, cioè è fruibile, ecco. Aveva realizzato, lei tende sempre a fare questi accampamenti, così, e poi faceva questi spettacoli, durante le serate c'erano questi spettacoli. Bene, abbiamo finito con i messaggi, adesso vi faccio vedere un altro paio di lavoretti e poi io... Speriamo. Ma che sì. Allora, questa è un'artista di Cipro, si chiama Marianna Christofides e in qualche modo lei comunque è molto legata alla storia anche lei del posto da cui proviene. Che è anche questo un posto, come dire, in qualche modo marginale, che è anche questo un posto che ha avuto una storia abbastanza dolorosa. Come sapete, Cipro è diviso in due parti, c'è una parte diciamo occupata dai turchi e c'è una parte che autonoma, che in qualche modo poi è legata culturalmente più alla Grecia. E questa divisione, come sempre accade da quando viene fatta mano militare, diciamo, è stata fatta come se fosse con un righello, insomma, no? Cioè è stato creato un confine, è stata creata una sorta di buffer zone, cioè di zona morta, dove in realtà ci sono persone che avevano delle case lì dentro, dei giardini, dei luoghi che sono stati completamente spezzati, svuotati, disumanizzati. Lei ha fatto un lavoro molto semplice, sempre coinvolgendo in questo caso anche un bambino, ha voluto mostrarci questo luogo a noi fruitori che non abbiamo avuto modo di vederlo, e anche in qualche modo un modo per riattivarlo e portare una nota di, in un posto così, insomma, che racconta una cosa così terribile di... Faccio vedere. Ci sono dei punti dove ci abitano delle persone e dei punti che sono abbandonati. C'è delle zone che sono vuote completamente.
prima di chiudere vi faccio vedere un altro lavoro che è abbastanza connesso con una, con questi lavori che abbiamo visto adesso. Cioè sia con questo lavoro ha a che fare sia con questa idea dell'arte che indaga questi territori di, come dire, che sono in qualche modo al confine, anche in questo caso da un punto di vista geografico, no? Ma anche con l'idea del, con quella cosa che ho detto, questo è l'ultimo, poi vi faccio vedere altre due cose, ma sono diciamo a completamento della, diciamo a chiusura del, anche questo lavoro ha a che fare con il discorso del, come dire, del, di quanto poi le parole possono, a secondo come sono utilizzate, possono essere importanti, insomma possono servire per allontanare o per avvicinare le persone. E queste sono una serie di fiori che voi vedete. Questo è un lavoro di Uriel Orlo, che è un artista svizzero, però di origine ebraica, diciamo, in qualche modo. E queste sono una serie di... questi fiori che vedete qui sono originari della zona tra Israele e la Palestina. E lui ha fatto tutta una ricerca sulla... e sta facendo anche adesso sulla vegetazione, ma non solo in questi luoghi, in qualche modo una ricerca su come la vegetazione possa essere una lente attraverso cui osservare fenomeni o comunque analizzare fenomeni più complessi di carattere sociale, politico. E ha scoperto che in Israele e in Palestina gli stessi fiori hanno, agli stessi fiori vengono, sono stati dati, vengono dati dei nomi differenti. Quindi anche a, come dire, a, e come dire, ha trovato interessante il fatto che il come dire, che anche questo sia stato utilizzato come strumento per dividere, ok, queste comunità e queste persone. Quello che lui ha fatto poi in realtà è molto semplice: ha trovato questa serie di immagini, queste vetrine per le lanterne magiche che avevano questa caratteristica. Erano i primi tentativi di creare delle immagini in movimento, le immagini bisognava sovrapporle per creare poi l'immagine effettiva. Quello che lui ha fatto invece ha creato questa doppia immagine, e semplicemente una delle due immagini è sempre colorata in qualche modo, è come se fosse viva, un'altra delle due immagini è come se... E come vedete ancora una volta l'utilizzo delle parole viene cioè diventa strumento, diventa una cosa pericolosa, insomma, una cosa che può essere... La parola non è mai scritta nel lavoro? No. Cioè il nome della... del... No, 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 no. Cioè solo che chi vede deve immaginare che queste, sì, queste piante hanno nomi diversi. Sì. Cioè, beh, intanto scatta questa curiosità di vedere queste due immagini, che in realtà non sono due immagini, non sono due piante, è la stessa pianta. Solo che è vista come se fosse ad uno specchio, ma è la stessa pianta. E allora, nello spettatore... E l'intervento che c'è... Lui ha colorato manualmente, diciamo, come se... Ok, adesso ditemi se avete delle domande. Ma non avevi anche una cosa da far vedere? Volevo far vedere poi una cosa alla fine, insomma, se come... Ma tu hai iniziato con Adelita, che è un'artista italiana, ma anche... Ovviamente io vi ho fatto vedere delle cose, cioè vi voglio dire questo, cioè io ho passato 8 anni facendo questo lavoro che è diventata la cosa più importante della mia vita. Vi ho raccontato delle cose attraverso questi lavori. Io vi dico sono 8 anni, ma per l'intensità delle cose che sono successe, per devo dire per la velocità con cui a volte succedono le cose, cioè a me sembrano 20 anni, 30 anni, ecco. Quindi riuscire a raccontarvi adesso tutto, chissà quante cose importanti non vi ho raccontato, però ci possiamo rivedere, insomma, quando... Quindi questo ve lo voglio dire, è chiaro che ho... Tutti a Modica. Sì.
la mia domanda era quella, insomma, hai cominciato come artista italiana, anche se di origini libiche, e poi hai lavorato anche con altri artisti italiani, insomma, questa poi hai cominciato con artisti internazionali, sì. Oppure, insomma, come è nata questa cosa di lavorare, insomma, con quello che incontri in modo anche così da vicino, perché è lì, e invece qualcuno che vai a cercarlo, che insomma... Beh, diciamo che il mio lavoro è cambiato tanto nel corso del tempo. Quello che io penso fortemente è che la fortuna delle persone sono le altre persone che incontra. Questo è, ho capito facendo questo lavoro, che è fondamentale. Quindi io ho avuto, mi sono capito delle persone che mi hanno aiutato ad allargare il mio sguardo, a vedere, a capire che poteva essere interessante guardare altrove, e soprattutto a capire che un territorio diventa importante non solo quando valorizza, cioè non solo quando si occupa del prodotto locale, tra virgolette, no? Ma quando in un territorio accadono delle cose importanti, e se queste cose importanti ce le portano le persone che vengono da fuori, può essere, o comunque che sono lontane da noi, può essere, questa cosa può essere interessante, insomma. Poi è un, come dire, è una dimensione lavorativa, per cui è, come dire, impone anche delle regole, non delle regole, cioè ti c'è una logica, dici. Ci sono delle logiche, ecco, che sono, cioè, è, come dire, per una galleria deve cercare di dare un ventaglio quanto più possibile ampio, deve poter avere uno sguardo quanto più possibile ampio, quanto più possibile intrigante, interessante, penso sia anche nella natura delle cose. Posso invece dire io, più di fare una domanda? Sì. Che a volte ci sono delle cose che si danno per scontato, sì. Oppure di cose di cui non si parla mai, sì. Che non, sì. Si dice, è un po' imbarazzante parlarne, no? Sì. Come dire, come funziona il rapporto tra un artista e una galleria? Sì. Insomma, un gallerista incontra un artista, poi correggimi se sbaglio, no? No, no, io... Nel senso che... Io sto dicendo queste cose, ma perché tu poi certo, me li puoi certo, confermare, certo, me li certo. puoi negare in qualche certo. modo. Ecco, se cioè un artista conosce, il gallerista conosce, incontra un artista, o perché insomma, l'ha visto in qualche mostra, o perché qualche curatore, qualche collezionista ha letto qualcosa su qualche rivista. Ecco. Poi va a incontrarlo, va a fare uno studio visit, gli piace il suo lavoro, cominciano a scambiare delle mail, a fare, insomma, lo invita a casa a vedere la galleria, così comincia a parlare di una possibile collaborazione. Poi, insomma, arriva un momento che questa proposta diventa una richiesta esplicita e l'artista ti dice di sì oppure ti dice di no. Esatto. E poi si decide una data per fare forse una mostra. Ecco, poi si decide un po' il progetto. Che tipo di lavoro bisogna presentare in questa mostra, e poi si comincia a parlare di prezzi, no? Cioè quanto costa questo lavoro, perché ovviamente in una galleria i lavori vanno anche venduti. Ecco, e di solito questo è un aspetto simpatico, diciamo, in convenza. No, ma è una... ecco, ovviamente il gallerista serio non chiede mai all'artista di pagarli, cioè di dare i certo, soldi per certo. fare la mostra, ma si prende carico di tutte le spese certo. Che sono, insomma, dall'invito alla galleria, nella sua città, all'albergo, a cene, pranzi, eccetera, eccetera, invita altre persone che devono venire a vedere questa mostra, che possono essere curatori, collezionisti, ecco. E l'artista è solo un ospite in questa casa. Poi, se vende, sperando tutti che... divide il 50%, perciò il gallerista prende 50 e l'artista prende esatto. 50, e questa è la cosa. Ovviamente io sono ben lieto, se voi mi fai, io non... Però fatemele delle domande anche, bravo, io sarò ben lieto di rispondere. Per chi conosce il mondo dell'arte, così, ma magari per chi queste dinamiche non sono così frequenti, in Albania proprio queste dinamiche non sono proprio, diciamo... una cosa, cioè non è che non si sa, però non è così scontato che si sa, diciamo, però... quello che lui vi ha detto è uno standard, diciamo, internazionale, ecco. Questa conversazione, allora voglio sapere in che modo si nasce un progetto e in che modo si realizza. Allora
il progetto, c'è un'iniziativa vostra personale, c'è un'iniziativa del gruppo, c'è una riflessione sul territorio, sul un problema sociale, in che modo? Beh, diciamo che può nascere... O c'è un bando? No, non c'è un bando. Non c'è, almeno non, normalmente perché noi siamo imparati con il bando, certo, no, no, giusto, giusto, no, normalmente non c'è un bando, poi ci sono dei progetti pubblici che a volte nascono con i bandi, quando sono dello Stato, il Comune, la Regione. È una domanda veramente interessante. E in realtà c'è una relazione tra me e l'artista, no? E quindi da questo dialogo nascono i progetti, però in realtà io posso, mi è potuto anche, io parlo io, ma io, a posto mio può essere anche un critico che io chiamo, cioè una sorta di intermediario, chiamiamolo per semplificare, un intermediario tra la mia figura e quella dell'artista, o io stesso che io penso ad un progetto, o quando abbiamo fatto i Vespri, o non so, o perché vogliamo raccontare, non so, dei problemi, non so, legati a, cioè non lo so, qualcosa. E allora rispetto a queste cose qui noi invitiamo degli artisti che hanno, che ne so, che hanno lavorato sul, non so, come il lavoro di Moira Ricci, sull'idea della perdita, o che hanno lavorato sulla famiglia o sulle figure. Allora io sento l'esigenza di, come dire, di voler di voler indagare, no? In qualche modo è come se io facessi una ricerca come la fanno gli artisti. E quindi cerco, faccio una ricerca, vado a vedere le altre mostre, leggo, mi informo e metto insieme degli artisti, per esempio, che hanno indagato questo argomento. Altre volte io collaboro con degli artisti, so che questo artista ha lavorato anche su cose affini, io invito un artista a fare un progetto e l'artista mi racconta, io invece ho quest'altra cosa in mente, vorrei fare questa mostra, ma mi racconta di questo progetto, io lo trovo interessante, in qualche modo lo sposo, glielo finanzio, facciamo la mostra, ecco. Quindi può venire da entrambe le parti, diciamo. Il bando è più un discorso pubblico, diciamo, è più un discorso, no, è un discorso o di interesse da parte mia a indagare un certo argomento. Molto spesso è brutalmente, perché, come dire, sono stato interessato ad un artista perché ho visto i lavori, ho visto le cose che fa, lo trovo per me interessante sia da un punto di vista, sia per la mia ricerca, ma lo trovo, tra virgolette, volgarmente, anche commercialmente, come dire, interessante, no? Allora lo invito a fare un progetto e lui mi dice, guarda, io ho in mente queste due cose, secondo te? E allora nasce una discussione, ecco. Prima lei ha detto che si è occupato di politica, io non conosco il suo percorso, però in ogni modo ha detto che è anche un aspetto che insomma, ha a che fare con la selezione degli artisti, almeno da quello che ho capito dalla sua, no, non è un fatto esclusivo, diciamo, non è che mi mi sono accorto, ma quasi naturalmente, che negli ultimi, cioè, che sono stato intrigato, interessato da artisti che hanno questo aspetto. La mia domanda è questa, insomma, tramite questi artisti che cosa sta cercando, o che cosa è importante per lei? Farci capire politicamente. Insomma. Beh, intanto, come dire, no, è interessante. Beh, intanto io ho lavorato con, cioè, e avete visto, con degli artisti che in qualche modo è come se avessero un atteggiamento trasversale rispetto al proprio lavoro, no? Cioè, non lavorano solo, cioè, è come se in qualche modo invadono, si interessano di altro, cioè, è come se il loro lavoro andasse oltre quelli che sono i confini del sistema dell'arte, in qualche modo, no? Quando avete visto i Vespri, cioè, in questo caso gli artisti hanno, non so, aderito su eBay nel parco, o questa persona entrando in contatto con la comunità islamica dei Monti, che poi voi non li vedete nelle foto, però hanno partecipato a questo progetto, in qualche modo, cioè, si sono assunti un ruolo che è un'altra cosa, che a parte essere essere il ruolo dell'artista così come lo immaginiamo comunemente, è anche qualcos'altro, insomma, ecco. Ma ripeto, anche nei lavori di Giovanni De Lazzari, cioè in questa ricerca, come ho detto prima, ricerca del dettaglio, in questa attenzione, guardate che, per esempio, che sembra
come dire, da questo punto di vista un lavoro classico, io l'ho sempre, ma poi ci vorrebbe lui qui a dirci che cosa ne pensa. Io, c'è stato qui, io vedo il mio punto di vista, no? Io trovo assolutamente intrigante il fatto che c'è questo rifiuto di questa roboante modernità, no? E quindi è una presa di posizione, è dire qualcosa, no? Cioè, che poi noi vediamo così, ma poi ognuno poi se lo riporta nella propria vita, nelle proprie cose che fa, non è che è solo legata all'arte o al disegno o al fiore, cioè, poi noi veniamo qui, lo guardiamo e poi quando viviamo la nostra vita, probabilmente questi lavori ci hanno fatto scattare una molla che è anche qualcos'altro, a parte l'arte. Sì, ma se posso interpretare un po' anche partendo dalla tua domanda, cioè lui non è che ha un modello di uomo che vuole raggiungere e chiama un modello di uomo umano, un modello umano raggiungere e chiama questi artisti per scolpire questo modello umano. Attraverso gli artisti lui vuole offrire altre possibilità di intendere l'uomo e il suo interesse per, no? per il rapporto con la società, con il paesaggio, con la realtà. Avere un rapporto più critico con la società, quindi poi nel proprio quotidiano, che è fatto anche di altre scelte, no? Cioè non è che si vuole indicare è questo il modello attraverso gli artisti, no, vuol problematizzare forse anche un modello magari che siamo anche abituati grazie ai modelli sociali che ci vengono proposti a prendere così, a dare per scontato, invece attraverso questi interventi va un po' a smontare e a offrire altre possibilità. Io volevo invece farti una domanda al contrario, nel senso che di solito per quanto riguarda il mondo dell'arte italiano ci sono due o tre città che sono sempre quelle di riferimento, che sono Milano, Bologna, Venezia, dove pare, almeno da fuori, che tutto succeda lì, che tutto è lì, che tutte le occasioni sono lì. Mi chiedevo, sia per te come gallerista e sia per gli artisti con i quali tu collabori, Modica è invece una possibilità? Ma mi verrebbe da dirti, ma non è che è tanto Modica la possibilità? Io qui vorrei dire una volta tanto, no? Cioè penso di essere io una possibilità, cioè il mio punto di vista, il mio modo cioè io come dire, mi prendo per una volta, io sono molto, come dire, sono una persona abbastanza col freno a mano tirato in queste cose, però mi viene naturale, cioè mi sento io di essere, ora se fossi a Reggio Calabria o fossi a Venezia o fossi, cioè è una, anche questa, no? È una presa di, cioè è una serie di scelte che uno fa, un modello, no? Che può essere anche diverso, interessante, no? Una professionalità, una serie di cose che ovunque lo metti, insomma, può essere. Certo, è uno spazio, Modica è uno spazio per chi vuole pensare, per chi vuole, chiaramente ha una sua caratteristica. È inutile, dal fatto che io sono a Modica e non sono a Milano, mi rendo conto che non si può sfuggire, anche stasera no, avete visto più di una domanda. Però, cioè, in realtà quello che conta è come lavori, o lavori a Milano, io vi assicuro ci sono tante, oggi in questo momento tante gallerie a Milano sono in grossissime difficoltà economiche, ora non che noi, però ci difendiamo, insomma, capito? Cioè nel senso che oggi guarda è difficile, è veramente difficile. Quello che ti chiedevo se appunto era una possibilità anche espressiva, nel senso che certi tipi di lavori magari appunto a Milano certamente c'è, ma no, io questo non lo so, da noi c'è uno spazio pubblico, c'è un'architettura che particolarmente presente, no? Che può essere intrigante, ma può essere intrigante anche andare per nei sobborghi di Milano. Io questo non, certo è bello, cioè da noi è bello, c'è una dimensione collaterale che è assolutamente piacevole, c'è una qualità della vita che può essere piacevole fino a un certo punto, perché poi può essere una cosa, può diventare anche per gli artisti pericoloso, eh? Cioè come dire, perché da noi tutti hanno la casa di proprietà, tutti, cioè come dire, quindi vanno tutte cose cioè contano i contenuti, cioè quello che è importante sono i contenuti, ecco. Per tornare sempre sul discorso sulla funzionalità della galleria, che canali utilizza una galleria che ha la base a Modica per promuovere i suoi artisti?
Esatto, questa è una domanda. Mi dovete scusare, io dovrei parlare di cose più. Non lo faccio, non lo faccio. Infatti, grazie a voi. È bello avere vari registri, no? Allora, io vi dico una cosa: innanzitutto, cioè, un'esperienza come la mia non sarebbe stata possibile, che è un'esperienza viva, vitale, che sta in piedi, che cammina, grazie a Dio. Non sarebbe stata possibile senza internet, non sarebbe stata possibile senza il sistema delle fiere, dell'arte, per quanto se ne può parlare male. Non sarebbe stata, sarebbe difficoltoso se oggi non si viaggiasse in modo low cost. Per cui se la, come dire, la modernità, che c'è la contemporaneità, no? Ci ha portato tutto, ci porta quotidianamente verso una sorta di disumanesimo su tanti aspetti. Almeno vi assicuro che ci sono delle cose pratiche che, per esempio, per una persona come me sono state salvifiche, utili. Quindi c'è un sistema di fiere che la fiera sarà il momento della mercificazione, sarà il momento, immaginate una fiera delle opere d'arte, una fiera. Però per me è stato il luogo dove ho incontrato i miei migliori clienti. Dove magari all'inizio, quando le persone a Modica non ci venivano, io potevo fare vedere i miei lavori. Anche questo ha richiesto fatica, le fiere sono carissime, costosissime, spesso li fai, spendi tantissimi soldi, non vendi, rischi la pelle, cioè nel senso economicamente sono. Internet, come dire, preso con moderazione, può essere molto utile. Voglio dire, poi ci sono dei fenomeni molto brutti perché alle volte nelle fiere ci sono le persone, io ho un magazzino, mi dicono: no, ma fammi vedere le cose nell'iPad. No, ma perché le devi vedere nell'iPad? Cioè, voglio dire, poi ci sono gli aspetti più estremi, io ce li ho qui, perché dobbiamo. Però immaginatevi, non è che tutti i collezionisti, ogni mostra vengono tutti a Modica, quindi immaginatevi, grazie a internet, quindi io, come dire, se ci sono dei giovani artisti, invito a sfruttare tutte queste possibilità. Sempre con uno sguardo critico, non prendendo sempre per oro. Adesso avrai il mailbox occupato da tutti i mail che vengono Scusa, dalla con zia. piacere. Con piacere, con piacere. Ecco, quindi per me i canali sono questi qui. Cioè sono internet, le email. Abbiamo fatto quest'anno un lavoro sull'archivio, quindi sappiamo bene tutto, cioè riusciamo a maneggiare tutti i dati dei nostri artisti, tutte le immagini, tutti i lavori in modo appropriato, internet, le fiere e poi il low cost. Cioè io viaggio tantissimo, sono praticamente durante l'anno in viaggio di continuo e quindi questo io, come dire, è con me, io ho l'opportunità di promuovere il mio lavoro, in fondo lo sto facendo, cioè in fondo anche qui io parlo a voi, ma in qualche modo vi ho raccontato il mio lavoro, insomma, no? E quindi devo dire che queste cose sono, cioè, 20 anni fa, 25 anni fa sarebbe stato più difficile farlo, insomma. Quindi io penso che è possibile farlo anche qui. Ve lo dico, ma ne sono proprio convinto al 100%, ecco, Allora, ti faccio anche una insomma. domanda. Prego. Siete da 2 giorni qui in Sì. studio. Se ti chiedo di dare in prestito un progetto, quale può essere? Per la città? Per la città. Ma io vi posso dire una cosa, cioè io ci posso anche pensare, però io vi posso dire avrei più piacere, vi metto in contatto con un artista che è più bravo di me a pensare quale può essere un progetto adatto per un posto, cioè io ci posso anche pensare, io ora così ve l'ho già detto, rischierei di essere superficiale e voi non ve lo meritate, però serve qualcuno che viene, cioè, che ha un pensiero anche che noi comuni mortali non abbiamo, cioè, c'è un pensiero che guarda le cose in modo così laterale, insomma. Io ripeto, per mostrarvi la prima immagine che vi ho mostrato, ci ho pensato una giornata intera e ho cambiato idea tante volte, perché prima volevo cominciare con il mare, poi però ho pensato che poteva essere più interessante questo lavoro sul linguaggio, che poteva fare capire quali erano i rischi della nostra comunicazione, quindi non me la sento adesso di dirvi quale potrebbe essere un progetto per la città di Scutari, cioè rischierete. Bene. Più
Io sono contento quando mi fate domande, quindi se mi volete fare felice fatemi delle domande anche pratiche e io così vado se... Ma poi non l'abbiamo detto all'inizio, però appunto Corrado, perché prima si parlava anche delle fiere, anche vinto anche dei premi in delle fiere importanti in Italia, ad Altissima, a Bruxelles, nella fiera di Bruxelles, come dire, è importante capire come una galleria che comunque nasce pochi anni insomma, fa, cioè nel senso senza una lunga storia, con tutte le, come dire, difficoltà di una galleria che nasce in un luogo comunque periferico, però grazie alla passione, alla dedizione, ma anche alla capacità di raccogliere insomma un lavoro valido di artisti giovani, riesce comunque a essere apprezzata e valorizzata anche in un contesto internazionale, no? Come sono appunto queste due fiere dove la galleria ha vinto proprio come galleria, invece credo che anche a Milano ogni arte... Gli artisti se, cioè, hanno vinto i loro premi, hanno comunque collaborano con istituzioni, come dire, molto, cioè non si può essere io a dirlo, però lavorano in collaborazione, cioè hanno collaborato in vari momenti a vario titolo con la Tate, con il MoMA, con il Centre Pompidou, con Regina Sofia di Madrid, cioè ognuno di questi artisti che io ho fatto vedere il lavoro, non vi ho parlato del curriculum di queste persone, lo trovo una cosa abbastanza, però insomma in qualche modo... Cioè, mi riferivo più ai premi in fiera presentati da te. Anche i premi in fiera, cioè alla fine sono, cioè hanno l'importanza che hanno, sono un feedback, no? E come dire, siccome comunque vi immaginate quanto può essere difficile fare questo lavoro anche da un punto di vista economico, quindi ricevere dei feedback anche è una cosa gratificante, ti dà energia, insomma, ti dà. Quindi per questo sono importanti. Poi di per sé. Ecco, invece a livello pratico, diciamo, tornando lì, c'è sempre anche questa cosa che per un gallerista è importante sì vendere un lavoro, ma è importante anche dove lo vendi, perché un conto è se lo vendi a un collezionista semplicemente ricco che viene lì con dei soldi e ti compra un lavoro, un conto è se lo vendi a un museo importante, allora, come dire, dà prestigio all'operazione, non soltanto il fatto che hai venduto un pezzo a tot soldi, ma anche perché sei riuscito a portare un artista che difendi, che sostieni, che promuovi in delle posizioni importanti. Cioè in realtà quello che è importante, ed è veramente importante, è che quando gli artisti realizzano un lavoro e noi proviamo a venderglielo, no? Però che questo, cioè che non diventi, cioè per quello che è possibile che non diventi un fatto privato, insomma, no? Che questa opera d'arte continui a vivere. Quindi vi immaginate un'opera che finisce in un museo, è importante perché in qualche modo non si è conclusa, cioè il suo rapporto con il mondo, cioè ci avrà un rapporto con il mondo e non solo con quel privato, cioè che mi può mettere una cassa di soldi davanti, però quando ci riusciamo a evitarlo, quando possiamo lo facciamo. Cioè cerchiamo sempre di trovare comunque delle persone che amino questo lavoro, che riescono ad avere un'attenzione e ovviamente quanto più possibile a istituzionalizzarlo, a metterlo in collezioni pubbliche, a metterlo nei musei. Questo poi ci sono anche collezioni private che hanno dei musei. Anche ci sono collezioni private che hanno dei musei, cioè hanno delle comunque danno, cioè hanno una dimensione pubblica. Ecco, questo è importante. Poi c'è più interesse, no, volevo chiedere proprio su questo, perché in Italia mi sembra che negli ultimi anni siano nate molte fondazioni anche legate al mondo della moda, che però si dedicano all'arte, eccetera. Questo è un fenomeno per voi importante, interessante, o lo vedete come parallelo? Diciamo, reagite con loro? È un fenomeno importante, diciamo, quando non nasce per nature speculative, è un fenomeno, è come le cose umane, a volte succede, ma ci sono tante altre persone che lo fanno per amore, perché hanno voglia di creare un loro spazio, perché hanno voglia di dire la loro, insomma, di fare anche loro, fare una programmazione, portare avanti, come dire, mostrare le cose che trovano interessanti.
Per noi è importante collaborare con le fondazioni, insomma, no? Per noi è una cosa. Cioè, cerchiamo anche di, per esempio, le collezioni pubbliche, cioè di vendere i lavori alle fondazioni, una cosa, cioè, che proviamo a fare sempre, insomma, una cosa importante. Sì. No, mi chiedevo una cosa ritornando sul discorso delle fiere, no? In questo momento in cui la mercificazione, nel senso, se prendiamola un po' così, senza renderla pesante, è necessaria, no? Lo raggiunga un prodotto, no? Però ho notato, per esempio, nel caso dell'artista che usava i tappeti di questa moschea mancante e mancata al contempo, no? Che il gesto per venire alla luce del mondo è incurante, cioè, non, cioè tiene viva questa oscillazione senza pensare poi a, a quella fase in cui dovrà fare i conti anche con l'essere un prodotto o esporsi in uno spazio che ha bisogno di guardarlo come tale, no? Sì, e sì. Mi chiedo, siccome vedo tanta libertà negli artisti, no? Che ci ha fatto vedere lo slideshow prima, in che modo raggiungete questo compromesso, forse a volte necessario, o in che modo raggiungete un'armonia d'intesa tra di voi? Cioè, tra il galerista... cioè, è un lavoro che è difficile poi da vendere, insomma, in buona sostanza. Sì, sì, sì. In realtà, proprio questi lavori che hai visto tu, invece non lo so, no? Te lo dico all'altro lato, ma te lo dico proprio molto sinceramente, ci sono dei lavori che sono più difficili e poi, ripeto, dipende da come si maneggiano le cose sempre. Sì. E poi in realtà questo più in generale, il mercato ha la capacità di assorbire qualsiasi cosa. Sembra incredibile, però è così. Poi con più o meno difficoltà, però... Sì, io a proposito di questo mi ricordo... Una volta avevo incontrato a Düsseldorf una giovane collezionista che stava per aprire un museo, una donna di 30 anni, che prima la sua famiglia partecipava in un business di Audi, macchine di lusso, poi lei aveva aperto un... insomma, aveva tanti cavalli e gestiva questa grande, questo grande numero di cavalli, che poi ha deciso di vendere, ha deciso di farsi all'arte. E subito ha cominciato a comprare tanti lavori video, voleva comprare solo lavori video e voleva che i lavori video fossero duri. Ecco, cioè, lei voleva, cioè, non voleva i lavori video piacevoli, carini, no? Deliziosi, no, voleva lavori duri. Ecco, come dire, per sostenere un po' quello che diceva Corrado, c'è un tipo di attrazione verso quella cosa che sembra apparentemente poco commerciale, che però diventa commerciale a un livello più alto, ovviamente. È una cosa perversa, diciamo. Però è una cosa un po' perversa. Perversa, però. Che cioè, poi ci sono delle dinamiche. E spesso gli artisti ci giocano su questa cosa, e per dire questo, per sostenere questo, mi viene in mente, l'avevo raccontato in una cena anche qua, quando c'era la Vettese, di questo artista Phil Collins, che eravamo insieme in una residenza a Stoccolma, e c'era un momento di questa residenza che si chiamava Open Studio, dove gli artisti aprivano lo studio e facevano vedere quello che stavano facendo in quel periodo. Lui non aveva fatto niente, però doveva inventare adesso un lavoro nuovo, e siccome in Svezia c'era questa legge da 40 anni che non si potevano picchiare i bambini, neanche il tuo figlio, non si poteva dare uno schiaffo, lui ha pensato di fare questa serie fotografica chiedendo alle persone di entrare nel suo studio, accettare di prendere uno schiaffo, e lui subito scattava la fotografia. Pensando, siccome lui è gay, pensando che questo doveva essere più o meno un giochetto tra gay, come dire, no? Invece è rimasto anche lui sorpreso, perché quella sera aveva una fila dietro il suo studio e la maggior parte erano tutte belle donne, però lì in fila per essere schiaffeggiate. Ecco, come dire, un po' è sintomatico di questo tipo di rapporto, di un certo tipo di collezionismo con certi lavori duri. Ecco, che ovviamente poi devono avere un aspetto, magari a volte, per esempio, quello che tu hai visto sono delle immagini che possono essere delle fotografie stampate, incorniciate e appese in una casa, così come ci sono collezionisti che comprano un certificato. Beh, sì. Una volta mi raccontava insomma un curatore di questo lavoro di Gino De Dominicis, che è un artista italiano importante, che aveva venduto a un collezionista un cubo invisibile.
che ovviamente il fumo, perché era invisibile, non c'era, no? Però il fumo aveva una certa misura, era 2 metri per 2 metri, e ovviamente qualcuno doveva andare a prendere, a regalare il fumo, e doveva andare un... io per esempio ho questo, esatto, questo mio, mi viene in mente questo mio collezionista italiano, che ha comprato un lavoro che verrà fatto nel 2020. No. Cioè, ma non è che ha comprato, cioè, capito? Cioè, nel senso, cioè, quella aveva esposto la targhetta di questo lavoro con la data 2020, e lui, che è un'importante collezione di lavori immateriali, cioè, gli piaceva perché gli sembrava che questa cosa portasse il lavoro alle estreme, cioè proprio per completare la collezione mi sembrava la cosa più estrema possibile. Insomma, questo avviene già anche con Yves Klein, che addirittura vuole farsi pagare in oro e non... Sì, no, ma ripeto, il mercato, cioè, nel senso, la storia dell'ultimo cioè, è piena di artisti che hanno cercato di provocare, che hanno cercato di essere estremi, che hanno cercato di... e che poi invece in realtà il mercato ne ha trovato, ha pensato che potessero essere dei prodotti interessanti, e quindi è riuscito a trovare delle formule per commercializzarle. Invece secondo me, io sono uno da quelli che non, invece la dimensione della vendita non l'ho mai demonizzato, l'ho sempre trovata una parte interessante, funzionale al lavoro, per cui con così. Poi certificando del cubo. Appunto, esisteva il certificato del cubo, che però doveva essere ritirato da questo camionista che ha fatto una fatica boia per raggiungere lo studio dell'artista, e ovviamente si è incazzato tantissimo quando gli è stato consegnato un pezzo di carta. Però la regola era questa, che per ritirare il lavoro doveva venire un camion con un volume, ecco. Con un volume. Bene, con questa voglio concludere, però volevo far vedere, volevo se così, insomma, io mi trovo qui. Volevo far vedere due cose. Volevo far vedere delle foto del backstage di The Encounters. Ah, ok, va bene. E poi volevo farvi vedere l'ultimo video. Poi vi saluto e poi vi faccio vedere l'ultimo video. Allora, vi chiedo la vostra attenzione, giusto per... Io non vi faccio vedere... queste sono le foto che ho. Vabbè, il lavoro penso lo conoscete, insomma, questa è stata l'occasione, insomma, con cui ci siamo conosciuti con lui. No, ci conoscevamo già prima, però in qualche modo è stata l'occasione di stabilire un legame più forte, no? Insomma, l'arte serve anche a queste cose qui. E io ho conosciuto Adrian, come lui vi ha detto all'inizio, attraverso un artista con cui lavoro adesso, che è Giovanni De Lazzari, e lui mi aveva parlato di questo bellissimo progetto che voleva realizzare. Aveva pensato a una città del sud dell'Italia, e si chiamava The Encounter, ed era legato a questo gesto, che è il gesto della stretta di mano, no? Che è un gesto molto semplice, ecco, un gesto anche legato alla vostra tradizione. Io ho visto delle immagini dei matrimoni bellissime. E l'idea era che questo gesto, che serve per celebrare tutta una serie di riti, no? Matrimoni, ma potrebbe servire anche per... cioè serve anche, non so, anche i contratti, anche delle cose più brutali. Invece lui voleva fare un evento legato al gesto, in cui in qualche modo... Però tu qui correggimi tu, che ci sei tu. Quindi legato a questo gesto, in cui invece a essere celebrato fosse il gesto. Quindi una festa, diciamo, un momento di incontro legato a questo gesto e a questo artista che, diciamo, diventa una sorta di crea questa occasione in cui poi tutte le persone in realtà possono anche un po' pensare cosa c'è dietro quello che è accaduto, cosa c'era dietro questo gesto. E abbiamo realizzato questa cosa bellissima, per me è stata una delle cose più intrigante che ho fatto, nel 21 di agosto del 2011 a Scicli, che è un paesino molto vicino a Modica, e abbiamo preparato per un anno. È stata un'esperienza artistica, umana, emozionante, insomma, e anche una, perché l'arte
come per i giovani artisti che la fanno, come per chi apre uno spazio qui, come, è prima di tutto anche una sfida, no? Cioè, nel senso, anche quelli che decidiamo poi addirittura di averne fatto una questione proprio centrale nella nostra vita, anche di camparci attraverso l'arte, cioè io la sento come una sfida quotidiana in realtà, no? E questa era una sfida perché l'idea era di incontrare una comunità intera, quindi ci abbiamo lavorato un anno per poi riuscire a coinvolgerli, non c'erano delle comparse, non c'erano persone pagate, sono... cioè quello che è riuscito un artista a fare, cioè a muovere una comunità di persone, quindi a coinvolgere 700 persone sono venute, più qualcuno che non se l'è sentita, non so perché, ha voluto fare solo lo spettatore, però quelli che hanno stretto la mano sono stati 700 e non è facile, insomma è stata una cosa bella. E sempre, e poi chiudo, vi faccio vedere l'ultimo video, se spegniamo la luce. Io vi saluto, vi ringrazio, mi ha fatto molto piacere, se avete partecipato tantissimo, è stata... Vi faccio vedere questo lavoro di Joanna Billing. Prima di spegnere la luce, un secondo preciso, volevo... Oh, vabbè, va bene anche così. Questo lavoro che si chiama You Don't Love Me Yet, cioè Tu Non Mi Ami Ancora, e penso che sia un'interessante conclusione di questo evento, ma anche come dire, possa essere da spinta, da occasione di riflessione rispetto a questo evento, a questo spazio, a questo luogo. Joanna Billing avete visto prima quel video che si chiama Magical World, aveva qualche anno fa aveva sentito questa notizia che in Svezia le persone vanno sempre più spesso, decidono di andare a vivere da soli, quindi decidono di non sposarsi, ma anche decidono di non vivere insieme a persone anche che non sono sposate, comunque che decidono proprio di vivere da soli. Aveva sentito questa canzone di questo cantante americano, se non sbaglio si chiama Rocky Erickson, che era un cantante che ha avuto un periodo pop, diciamo, un periodo che faceva musica così, canzoni d'amore molto semplici all'inizio degli anni '80. Aveva fatto questa canzone che si chiamava You Don't Love Me Yet, cioè Tu Non Mi Ami Ancora. E Johanna era una musicista, ha deciso di realizzare la sua versione di questa canzone, cioè ha fatto quella che si chiama una cover. E poi però ha pensato di non farla, di non renderla, insomma, questa cosa un'esperienza solamente personale, no? Ho fatto questa canzone, adesso trovo un modo per pubblicarla io. Invece ha realizzato questo video in cui ha coinvolto tutti gli altri musicisti del posto lì di Stoccolma, della zona dove viveva lei, no? E gli ha detto: guardate, io ho questa idea, vorrei fare questa cosa, ho fatto questa cover di questa canzone, perché quando l'ho sentita mi rimaneva, avevo un ritornello, una canzone molto semplice, mi restava sempre nella testa, ho deciso di fare questa cosa, però da sola non mi sembra che non abbia senso, cioè voglio coinvolgere tutti i musicisti e vi chiedo di partecipare, di suonare questa canzone di cui ho fatto questa versione. E di stare tutti e fare questa cosa tutti insieme. E poi lei gli aveva dato la possibilità a queste persone, se volevano per esempio, di registrare la loro versione, e aveva prenotato, aveva diciamo dato questa opportunità di, avevano fatto queste registrazioni nell'Atlantic Studio, che a Stoccolma è un posto molto importante, ci registravano gli hub, e poi ognuno aveva la possibilità di registrare la sua versione di questa canzone. E addirittura dopo aveva fatto una performance, cioè in cui per esempio andava a Roma anziché a Londra e organizzava questi concerti in cui invitava tutti i gruppi locali e chiedeva di fare questo concerto in cui, che so, 30 gruppi locali, ognuno faceva la propria versione, però col proprio punto di vista, cioè chi era rock lo faceva rock, chi era ok, la propria versione di questa canzone. E allora secondo me ne è venuta una, come dire, una riflessione interessante, no? Sull'arte e sulla capacità che ha l'arte di includere le persone, sulla nostra capacità che abbiamo di metterci in gioco quando qualcuno ci propone di fare qualcosa, il modo con cui noi lo facciamo, ma anche come manteniamo anche la nostra integrità, no? In questo caso i musicisti sono degli artisti, cioè come riescono a fare questa cosa pur mantenendo un loro punto di vista.
E pensavo che questa cosa potesse essere interessante. Io con questa vi saluto. Vi faccio vedere questo lavoro. E se spegniamo la luce, il volume c'è. You don't love me, you don't love me yet.